Sì, dopo la prestazione che insomma, abbiamo fatto oggi, sicuramente dovevamo vincere. Purtroppo è capitato un episodio dove ci ha condizionato e hanno pareggiato questa partita. Però noi siamo consapevoli di aver fatto una grande gara e stiamo pensando già a domenica. Sì, questa rabbia la porteremo sul campo domenica con il Gubbio per cercare di portare questi 3 punti. Quindi diciamo, l'atteggiamento che abbiamo avuto oggi post gara è quello e lo porteremo domenica. Chiaro che il rammarico, insomma, anche per le tante parate del portiere, insomma, è sotto gli occhi di tutti, ma ad un certo punto secondo te dove è mancato il piano? Di là di non aver trovato il raddoppio, però nell'azione che ha portato al pareggio poi della pistola ieri, lì un po' mancata qualcosa di Piero. Oggi abbiamo fatto una grandissima gara sotto, diciamo, tutti gli aspetti, però purtroppo ci siamo, non so, addormentati su quell'azione e abbiamo preso gol. Non so quanti tiri hanno fatto loro oggi rispetto a noi. Il loro portiere è stato bravo e quindi è andata così, purtroppo. Senti, alla luce dei risultati delle seguitrici, tu secondo te questo pareggio come da leggerlo? Comunque non è da disprezzare, perché è un Teramo che ha comunque ottenuto il terzo risultato utile e comunque muove la classifica. Sì, però noi oggi serviva sicuramente questi 3 punti. Comunque veniamo da 2 gare che avevamo vinto, stiamo facendo bene ed era importante oggi vincere. Non è andata così e quindi per fortuna abbiamo subito un'altra gara domenica e cercheremo di portare 3 punti. Come ti senti se sei in crescita di cognizione, cioè che risposte senti di avere dal tuo corpo? Va bene. Sempre meglio. Come lo leggi? No, sì, penso che abbiamo fatto una buona partita sotto il punto di vista caratteriale e anche abbiamo mosso bene, bene la palla, però alla fine il risultato è quello che conta. E quindi diciamo sto pareggio siamo un po' delusi perché volevamo dare anche seguito alle 2 vittorie che avevamo fatto. Non siamo riusciti a chiudere prima la partita. E quando resti 1-0, un'occasione può succedere e hanno pareggiato, insomma. Ah, beh, fa sempre piacere segnare, è una cosa che cerco in allenamento. È arrivato anche il secondo gol, per questo sono contento. Cercherò di fare anche il terzo. Marco, nell'occasione del pareggio della Pistoiese, cosa è venuto a mancare in mezzo? Perché è saltato tra te e Jacopo, Sì, mi sì, sembrava. sì, sì. Adesso devo ancora rivedere l'occasione. Mi ricordo che c'era un fallo su D'Andrea, invece ci ha fischiato contro. Palla lunga, eravamo in tre sul pallone. Di Massimo l'ha messa bene. Forse io troppo avanti rispetto al primo palo e Vano è andato tra me e Jacoponi e niente, segnato. È una cosa che bisogna migliorare anche quella. Senti, un Teramo che ha un grande rammarico, no, in tutto questo campionato di aver lasciato troppi punti in casa e così è successo anche oggi. Cosa è mancato al Teramo oltre che la concretezza sotto porta? Ma è una cosa che anche adesso stavamo parlando di spogliatoio, è una cosa che dobbiamo lavorarci su perché, come hai detto te, abbiamo lasciato tanti punti dove il campo diceva che forse meritavamo una vittoria, invece dopo è arrivato un pareggio, una sconfitta. E quindi è una cosa che dobbiamo lavorare perché, ripeto, quello che conta dopo è il risultato. Ma non ti so dire perché anche abbiamo fatto una buona partita. Dico, l'unica cosa che posso recriminare è che forse potevamo chiuderlo. Il loro portiere penso che è stato il migliore in campo, quindi devo dare anche merito a lui. Solo merito di Seculin, oppure nella buona partita comunque magari trovi
Vabbè, penso che meglio si può fare sempre, sempre tutto. Dopo analizzeremo la partita col mister, però il loro portiere ha fatto diverse parate. Mi ricordo quella su Zsuzmanovic di testa, che l'avevo già vista dentro, e anche quella di Jacoponi, che il primo tempo era andato col tacco, che l'ha vista all'ultimo. È stato molto bravo lui. Sì, sì, beh, ci sono. Domenica già si gioca, quindi dobbiamo pensare già a Gubbio e cercare di recuperare le energie e cercare di portare a casa punti. Insomma, dispiace per il pubblico e comunque per i ragazzi che vi hanno incitato, però alla fine Teramo comunque uscito tra gli applausi. Questo segno, sì, la prestazione è stata apprezzata, certo è mancata la vittoria. Se vincevamo eravamo, diciamo, tutti più contenti. Anche potevamo dare seguito alle vittorie che abbiamo fatto. Però sono Teramo che ora non vuole fermarsi, questo è l'importante, no. Muovere continuamente le razze. Sì, quello assolutamente. Posso fare un passo indietro di colore e tornare alla vittoria contro la Libertese? Che abbiamo visto girare tutti come se fosse una cosa casuale o voluta? No, è stata... Ho visto il mister arrivare di fretta, tutto contento, e volevo abbracciarlo. A un certo punto l'ho girato. Il mister è quello che cura la parte difensiva, quindi diciamo è stata così, una cosa casuale. No.